Immagina entrare su Fortnite e vedere V-Bucks al negativo. E questo errore non accadde solo ad una persona, ma a milioni di giocatori. Fortnite è stato aggiornato quasi 200 volte e diciamo che non tutti questi update furono positivi. Ad esempio l'aggiunta di Lego in creativa, che sì, ci ha dato mappe iper divertenti, ma per un breve periodo di tempo questa nuova aggiunta distrusse i server di Epic, così tanto da non permettere a nessuno di giocare né pubblicare mappe a mattoncini. Parleremo di un altro errore positivo questa volta a tema Lego, dunque rimani fino alla fine. E chi ha già capito di che errore sto parlando lo ha fatto perché è iscritto al canale, dunque iscriviti anche tu così da non perdere nessun video epico. E vedi questa emote? Beh, quando fu aggiunta causò un grave problema a Fortnite. Non per l'emote in sé, ma perché dopo poche ore dal suo rilascio si scoprì di uno scandalo assurdo collegato proprio alla creatrice di questo ballo, che dunque fu rimosso insieme ad un'intera sezione dello shop, del tipo Thanos snappato all'istante. Fortnite, quando si tratta di problemi del mondo reale, agisce in fretta. Basta vedere che Travis non torna ancora. Un po' come il Pompa OG che non è tornato durante il remake del capitolo 1, nonostante fosse presente sulla copertina promozionale, che fra l'altro fu rimossa a causa del tragico aggiornamento IARCC, che aggiunse i limiti di età alle mappe in creativa e bloccò addirittura alcune skin, che però furono presto sbloccate e verranno aggiustate per soddisfare i limiti creativa. Esattamente un anno fa furono aggiunte le combat caches, che fatemelo dire, stanno nella top 3 peggiori aggiornamenti di sempre. Infatti non ricordo nemmeno il loro nome in italiano, per quanto poco le ho usate. E godimento astrale, sono state rimosse in questa season per lasciare spazio ai vecchi airdrop, che sono decisamente meglio, anche se sono state dure a crepare. Infatti per un breve periodo di tempo sono rimaste in rissa a squadre anche dopo l'inizio della stagione a tema Grecia, che è appena uscita ma è già piena di aggiornamenti problematici. Fidati, in questo video ne vedremo tanti. Ad esempio, ma quanto rotte sono le ali di Icaro? In uno scorso video avevo previsto la loro rimozione, che è effettivamente avvenuta anche se per pochissimo tempo, ma comunque rimangono l'oggetto più rotto della season 2, ma mai rotto quanto gli artigli del lupo aggiunti nel Fortnite Mers del 2022, che ti permettevano senza apparente motivo di diventare invincibile e dunque furono rimossi e resero ancora più noioso uno degli eventi più brutti di sempre, che fu salvato solo dall'inchiostratore, che tra l'altro ho chiamato inquisitore in un altro video, grazie al ragazzo che mi ha corretto nei commenti. Ma comunque il Fortnite Mers è passato da essere un evento epico a un paio di giorni con le decorazioni di Halloween e basta. Cioè, per farvi capire, è più curato lo Star Wars Day, dove ogni anno riceviamo boss, spade laser, nuovi costumi e alcune volte addirittura eventi. Ma una cosa che non riceviamo mai sono le spade laser piccone. La community implora ogni volta la Epic di farle uscire, ma Fortnite si rifiuta sempre. Cioè, gli sviluppatori Epic diventerebbero ricchissimi, no, non che non lo siano già, se si decidessero a far uscire le spade come picconi, e io godrei un botto perché i più fighi le shopperebbero col codice Callari. Ma nulla, questo piccone non se vo fa, e dunque ogni volta devono inventarsi obbrobri tipo sto cucchiaio pur di non darci ciò che vogliamo. Ma alcune volte devono darti dei regali per spingerci a provare nuove cose. È successo con le nuove modalità, con nuove meccaniche e anche con nuove applicazioni. Infatti con l'uscita di Post Party, un'applicazione per registrare e pubblicare momenti di gioco, la Epic regalò queste ricompense. I milioni scaricarono l'app per via dei premi, ma altrettanti la cancellarono subito visto che non gli interessava proprio. Peccato che non si sa per quale motivo, se cancellavi il tuo account Post Party, cancellavi anche quello di Fortnite. Non c'era modo di scollegarlo, dovevi per forza eliminare tutto quanto. Il problema fu ovviamente presto risolto, ma diciamo che molta gente ebbe degli incubi per un po' di tempo. Immagina perdere il tuo account per un regalino. Parlando di regali, con l'arrivo della creativa 2.0, molti creator decisero di ricreare la vecchia mappa in creativa, così da regalare ai giocatori
il tanto atteso ritorno al capitolo 1, che in realtà fu tragico. Non solo le mappe in creativa erano buggatissime, ma la Epic velocemente tolse la monetizzazione su tutte le ricreazioni del capitolo 1, così da distruggere completamente lo sviluppo di questi progetti, che però furono portati a termine dalla Epic stessa con Fortnite OG. E dopo Fortnite OG arrivò il capitolo 5, che ci diede la spuma di bacca fluida, apparentemente un oggetto tranquillo, ma che poi TikTok e YouTube hanno trasformato in questo. E parlando di capitoli, un aggiornamento che ha spaccato in due la community fu quello riguardante i capitoli da un anno. Infatti prima duravano 2 anni, invece dal capitolo 3 in poi siamo passati da una nuova isola all'anno. Chissà, magari in futuro ci sarà un altro capitolo lungo come quelli OG, così da dare una sorpresa a noi giocatori, che oramai ci aspettiamo sempre una nuova mappa dopo ogni evento finale. Un qualcosa che nessuno si aspettava di sicuro era lo scoppio di una guerra nel mondo reale nello stesso momento in cui Fortnite annunciava una season a tema guerra. Per via di questa strana coincidenza, Fortnite dovette annullare tutti i teaser che erano stati creati. Erano tipo manifesti di arruolamento, che diciamo non sarebbe andato molto bene in quel periodo, e donò i ricavi delle prime settimane della stagione in beneficenza alle vittime del conflitto. E dopo dire cose così serie, non so mai come proseguire nei video, perché il collegamento l'ho, ma sarebbe troppo bannabile o troppo black humor per YouTube. Quindi facciamo che da questa parte in poi inizia un altro video. Dunque, ecco altri 15 aggiornamenti che non sono andati come pianificato. Partiamo con quello del lanciagranate appiccicoso, che fu aggiunto ben bilanciato. Né troppo P né troppo scarso. Peccato che se combinato ad altri suoi simili creava una tempesta di bombe infermabili che avrebbero annientato anche Prime Mongrel. Veramente una combo devastante. È stato molto divertente bombardare poveri player ignari che non potevano fare nient'altro che arrendersi a questa pioggia di botti appiccicosi, che posso dirlo, secondo me era anche più P dello Smash di Deku, che comunque quando fu aggiunto fu così rotto da essere rimosso dopo 2 giorni e sparire per l'intera collaborazione con My Hero Academia. Però, per fortuna, tornò insieme alle mitiche di Dragon Ball, così da poter essere utilizzato da chi non riuscì a giocare in quei 2 giorni. E tornò anche in creativa, ma per via di un errore. La Epic, infatti, qualche mese fa aggiunse per sbaglio tutte le armi dei file di gioco in creativa. Tutte! Anche quelle nascoste o quelle di Salva il Mondo. E che dire, le mappe con queste armi esplosero con migliaia di giocatori. Però dopo poche ore furono bannate, anche se spero non sia stato fatto nulla ai creatori di queste mappe, dato che è stato comunque un errore di Epic rilasciarle. Un altro errore ha a che fare, come detto nella intro, con LEGO Fortnite. Infatti, quando fu rilasciato, era possibile guadagnare un livello semplicemente completando una missione, uscendo dalla modalità e rientrando nella modalità, uscendo nella modalità, rientrando, e facendo così ogni volta che si rientrava in game si otteneva un livello pass battaglia e si poteva raggiungere il livello 100 in una questione di 5-10 minuti. Veramente, veramente un grosso errore da parte di Epic. E un altro errore è stato sicuramente la season giungla, non mi stancherò mai di dirlo, anche perché una delle poche cose buone che fu aggiunta in questa stagione, la pistola Mammut, fu poi nerfata e rimossa senza motivo. Veramente sono sempre più sicuro che la Epic goda a vederci soffrire. Di sicuro io ho sofferto con la rimozione degli ottimizzatori. Era possibile personalizzare ogni partita in modo divertente e unico, e anche creare tecniche spaziali per vincere in modi mai visti prima. Però a quanto pare la maggior parte dei player non piacquero, e dunque la Epic li rimosse, anche perché in questo capitolo 5 dovevano tornare aggiornati e rivisitati. Ma poi la Epic ha cambiato idea, vedendo appunto che la maggior parte dei player preferisce il gioco senza ottimizzatori. E tu, da che parte stai? Ottimizzatori o non ottimizzatori? Fammelo sapere nei commenti. Di sicuro sta dalla parte del codice Callari, come hanno fatto queste leggende, vero? E ho parlato del codice perché con l'arrivo della creativa 2.0 Fortnite rimosse il bottone per mettere il codice creatore nelle isole in creativa. Ma per errore rimosse anche il codice creatore dallo shop, e lasciatemelo dire, centinaia di creators, me compreso, si videro la vita passare davanti agli occhi, perché il codice creatore è molto importante per continuare a fare video. Un altro aggiornamento tragico fu quello che nerfò le granate da 100 di danno a 40 di danno. Io sinceramente non capisco ancora il perché di questa cosa. Letteralmente non hanno senso a 40 di danno, è più utile provare a piccolare un avversario che tirargli una granata, per non parlare del nerf al Barret.
che ora non one-shotta più le strutture. Ma sapete, forse godo, non sono un mega fan dei cecchini, soprattutto dopo questo capitolo 5. Però mi dispiace perché lo portavo, il Barrett, più per il danno alle strutture che altro. Poi il nerf al pompa sbrecciatore. Cioè, la funzione di questo pompa era letteralmente spaccare le strutture e mi nerfi pure questo? Ok, Epic. Come ok, Epic, che mi fa il quartiere 2.0 a votazioni e poi mi metti come scelta preselezionata sempre la stessa opzione. Letteralmente i player votavano solo per gli shieldini regalo e dunque non pensavano nemmeno a scegliere. Andavano con l'opzione preselezionata e ciao, dammi lo shield, rendendo dunque il voto ingiusto. Infatti, alla fine vinsero tutte le costruzioni che avevano il voto preselezionato, perché nessuno aveva sbatti di cambiare risposta. Wow, il truccaggio di voti in Fortnite non me lo aspettavo. Come non mi aspettavo di vedere per due volte la stessa skin nello stesso negozio oggetti, cosa che però è successa un po' di tempo fa. Infatti, se scrollavamo nello shop, potevamo vedere per due volte lo Skull Trooper. What? Un'altra cosa che doveva apparire solo una volta, ma che invece ricevemmo moltiplicata, fu l'airdrop del chiamo una consegna di approvvigionamenti. Infatti, se usato correttamente, questo item poteva chiamare un migliaio di volte gli airdrop e creare una torre di palloni fighissima. Torre che, vista dall'alto del tuo paracadute, era ancora più leggendaria. E parlando di deltaplani, quello più rotto della storia di Fortnite fu sicuramente il Dragacorn di Deadpool, che aveva un'animazione così pazza da renderti praticamente imprendibile in aria. Tutti quanti lo comprarono per avere un vantaggio in competitiva e dunque la Epic dovette cambiargli velocemente l'animazione e rimborsarlo a tutti, cosa che fa normalmente quando ci sono errori. E di solito, se qualche giocatore ottiene V-Bucks tramite glitch, la Epic non li rimuove perché ammette i suoi errori. Ma ho detto di solito perché infatti quando i player ottennero V-Bucks gratis riscattando per più di una volta lo zainetto gratis di Elder Scroll, la Epic silurò gli account che ottennero V-Bucks tramite questa pratica e gli tolse tutte le monete di gioco lasciandogli il conto in negativo. Quindi quando appaiono metodi strani per V-Bucks, diciamo che ti consiglio di stare attento. Iscriviti, ciao!